Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare degli scontri che ci sono stati a Kiev e in Ucraina relativamente al processo di avvicinamento di questo paese nell'Unione Europea. Ora, parlare dell'Ucraina significa dover per forza riallacciare i fili a partire da alcuni anni fa, quando ad esempio la cosiddetta rivoluzione arancione ha provocato un gran bello scompiglio all'interno del paese. Una rivoluzione arancione che, come spesso è successo in Europa, ma anche a livello internazionale, fra i vari colori che si sono visti, appunto dall'arancione al verde piuttosto che al viola, e noi italiani ne sappiamo qualcosa, o ancora rispetto a vari generi di fiori e di piante, beh, è più spintanea che spontanea. Posto che magari poi diverse persone in buona fede si, in un qualche modo, allineano, si uniscono a dei movimenti di rivolta per il malcontento che comunque dilaga. Un malcontento che spesso ha ragioni insite nei termini democrazia, piuttosto che crisi economica, piuttosto che sofferenza dei cittadini, piuttosto che diritti umani. Tutti argomenti però che, guarda caso, vengono strumentalizzati e spiegazzati da una parte o dall'altra per raggiungere obiettivi politici ben precisi. E allora non è un caso se ad esempio The Guardian pubblica articoli intitolati come la campagna statunitense dietro gli scontri a Kiev. Non è un caso. Questo in relazione al 2004, non è un caso se già allora il ruolo di personaggi che generalmente agiscono nell'ombra, un po' come George Soros, è stato determinante. E veniamo proprio a George Soros e agli attuali scontri nel paese un tempo sotto l'area della Unione Sovietica. Oggi c'è questa spaccatura, questa divisione profonda all'interno del paese, una sorta di divisione, fra l'altro alimentata e fomentata, che secondo alcuni media, secondo certo tipo di stampa, potrebbe addirittura sfociare una sorta di guerra civile. Un po', ovviamente, i termini sono accesi, quasi a ribadire la necessità di arrivare a degli scontri. Un po' i termini sono gonfiati per soddisfare quella brama, quel desiderio dei media, prevalentemente di carattere occidentale, per creare una vera e propria campagna del dagli addosso a Putin, dagli addosso alla Russia. Rea colpevole, agli occhi di tanta stampa cosiddetta occidentale, di impedire un percorso di avvicinamento e una vera e propria campagna di ingresso e di avvio dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ora, prima di arrivare al sodo, vediamo però di stabilire un pochino di nessi, quei collegamenti che generalmente i nostri stampa non ci fanno apparire davanti agli occhi. E allora, siccome nulla succede per caso, scopriamo ad esempio che proprio in Ucraina c'è una diramazione dell'Open Society Institute, o Foundation, che dir si voglia, di George Soros, il grande finanziere speculatore che in un solo giorno, nel 1992, lanciò un attacco speculativo contro la lira italiana e contro la sterlina inglese, affondando entrambe le monete. Ebbene, pensate un po', l'Open Society Institute di Soros è attivo anche in Ucraina, con una vera e propria fondazione, che si chiama International Renaissance Foundation. Questa fondazione è stata creata nell'aprile del 1990 e sul sito originale, quindi fonte originale, si può leggere un passaggio come questo. L'International Renaissance Foundation è parte integrale dell'Open Society Foundations, quindi del circuito di fondazioni di George Soros. E anche qui, se andate a leggere, trovate che gli obiettivi, il moto di spinta dell'attività di questa fondazione è basato sulle solite parole, parole che avrebbero un grandissimo significato se usate correttamente, ma che invece diventano nuovi strumenti contemporanei per una forma di guerra economica, finanziaria, per una nuova forma di occupazione, per cui si utilizza strumentalmente la parola democrazia e ancora di più si piegano i cosiddetti diritti umani o la salvaguardia dei diritti umani a forme contemporanee appunto di colonialismo.
Tra l'altro, a livello di finanziamento, si scopre che nel giro di una decina, quindicina d'anni, la cifra fornita appunto da George Soros a questa istituzione, a questa fondazione, è pari a circa metà il PIL annuo dell'intero paese. Quindi non si parla di brustolini, ecco, di poche cifre. E fra l'altro, la cosa che ancora maggiormente sconvolge è sapere che c'è un vero e proprio filone di attività, sia per quanto riguarda le strategie, sia per quanto riguarda i programmi e i progetti, tutti tesi a far entrare l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea. E allora ci si chiede perché, e soprattutto ci si chiede: sarà un caso che ci siano questi scontri? Sarà un caso che ci sia questo gonfiaggio da parte dei media, delle notizie, degli scontri? Di nuovo, nulla avviene per caso. Ma non ci sarebbe nulla di male se in un qualche modo ci fossero delle proteste, delle espressioni di posizioni democratiche anche contrapposte all'interno di un paese. Certo, nulla, nulla di condannabile, nulla di così strano. In democrazia questo succede, opinioni diverse, anzi possono essere utili. Ma il problema è che sono opinioni diverse, strumentalizzate ancora una volta attraverso l'utilizzo di social network, Facebook, Twitter, YouTube, eccetera, e ancora una volta con quegli strumenti che stanno anche da questo punto di vista diventando sempre più spintanei, come appunto l'utilizzo della rete e l'utilizzo di internet, per fare in modo di piegare, di condizionare l'opinione pubblica. Rispetto a cosa? Beh, rispetto appunto all'ingresso nell'Unione Europea. Un'Unione Europea che ha fatto sì che l'economia reale, la produzione dall'agricoltura, l'allevamento, la pesca, tutto ciò che è imprenditoria, tutto ciò che è agroalimentare, venga dettato dalla European Round Table, ovvero da delle strutture, da una lobby strumentalmente legittimizzata che scrive materialmente quelle che sono le bozze delle direttive che diventano vincolanti per i Paesi membri, ovvero uno stravolgimento totale dell'economia, degli apparati produttivi dei Paesi membri. E diciamola tutta, siccome poi il processo di Unione Europea si lega intimamente anche alla circolazione dell'euro, e noi sappiamo bene quanto sia indebitante questo euro, come sia l'intero sistema basato su una moneta che è debito all'atto di emissione, all'atto della messa in circolazione, non si capisce proprio perché un paese come l'Ucraina dovrebbe sacrificare i propri interessi nazionali, i propri interessi di paese, gli interessi dei propri cittadini, gli interessi della propria realtà, invece ad una forma bieca di condizionamento, di imperialismo finanziario, ad una vera e propria dittatura finanziaria come quella che stiamo vivendo in Europa, nei paesi membri dell'Unione Europea e dell'area euro. Sarebbe più giusto, sarebbe più corretto fare in modo che invece i cittadini ucraini fossero informati, conoscessero quali sono le realtà che vivono i paesi che già hanno aderito all'Unione Europea, per rendersi conto di qual è il prezzo carissimo, tragico, da dover pagare in virtù appunto di questa contemporanea forma di schiavitù. A quel punto potrebbero tranquillamente essere liberi di decidere. Il problema è che non c'è un'informazione corretta, che è un'informazione piegata, manipolata dai media. E perché cosa? Di nuovo per degli interessi che arrivano dal di fuori del paese, non certo per la realtà della popolazione ucraina. Quindi quando leggiamo di scontri di questo genere, pensiamo come stiamo vivendo noi all'interno di questa Unione Europea, come siamo tenuti schiavi, sacrificati all'interno di una vera e propria dittatura, che nulla ha a che vedere invece con il sogno, mai concretamente realizzato, di un'Europa dei popoli e di un'Europa dei cittadini, che è ben lontana dal profilarsi all'orizzonte, ma che deve essere invece, a mio avviso, un po' l'obiettivo verso il quale dovremmo tendere, smantellando e aprendo un dialogo sulle attuali strutture invece di carattere finanziario e dittatoriale, anche dal punto di vista mediatico, politico, finanziario, bancario, eccetera. E infine, una sorta di chicca, o più che una chicca, questa volta vorrei dare la mia opinione, visto che in tanti me l'avete chiesta e credo sia giusto comunque affrontare serenamente l'argomento relativo ai cosiddetti blocchi e ai presidi che ci saranno il 9 dicembre in tutta Italia, o meglio a partire dalla sera dell'8 dicembre. Non mi unirò alla protesta. Purtroppo
pur essendo vicina alle tante persone che in totale buona fede in un qualche modo si sono sentite o si sentono di potersi aggregare agli organizzatori e a questo tipo di protesta. Non lo faccio e vi invito anzi a riflettere su questo punto. Qual è lo scopo e quali saranno i risultati di questo tipo di manifestazioni? Il rischio oggettivo è che la parte più danneggiata sarà proprio quella che dovrebbe in un qualche modo invece trarre beneficio dalle proteste. I pendolari, i lavoratori, coloro che troveranno a spostarsi, coloro che non potranno raggiungere magari il posto di lavoro perché saranno fermati o saranno costretti a raggiungerlo estremamente in ritardo, la difficoltà di approvvigionamento eventuale all'interno dei negozi, dei supermercati, l'incremento del costo dei carburanti e poi ancora il rischio effettivo di scontri nonostante le dichiarazioni pacifiche e ancora il rischio di misure oppressive, di ulteriori controlli ancora più massicci, ancora più pesanti, ancora più onerosi rispetto alle libertà civili dei vari cittadini. A me manifestazioni di questo tipo, blocchi di questo tipo, li ho visti in Grecia, li ho visti in altri paesi e so come sono andate a finire. Spero di potermi sbagliare, spero che questa mia scelta comunque di estraniarmi, di stare totalmente fuori rispetto agli organizzatori e rispetto ai blocchi che sono previsti nel nostro paese possa essere smentita dal raggiungimento di quello che dichiara essere, di quello che si dichiara essere l'obiettivo finale, ovvero mandarli tutti a casa. E dopodiché vi chiedo ancora, e poi quali progetti per il paese? E quindi prima di decidere di bloccare, facendo pagare il prezzo fra l'altro a chi dovrebbe in un qualche modo trarre beneficio dall'iniziativa, l'invito è a riflettere sul e dopo che si fa.